Sono Barbie Franks e benvenuti in un nuovo video. Oggi siamo qui tornati a parlare di Ezra Miller. Sì, effettivamente sì. Io sinceramente ho fatto tempo fa un video in cui vi raccontavo tutto quello che era successo. Mi sembra sul canale di Crime, non mi ricordo bene. Però vi hanno parlato anche per quanto riguarda i progetti futuri, su quello che secondo me succederà su DC, eccetera eccetera. Io vi parlo di queste cose sempre a livello produttivo. Per quanto riguarda i film, teorie, roba del genere, onestamente lo trovo una parte poco stimolante, almeno dal punto di vista professionale. Però capisco, insomma, i fan sono super fomentati su queste cose ed è giusto così. Insomma, io quando sono fan di alcune cose magari ho le stesse fomentine, eccetera eccetera. Volevo parlarvi quindi di cosa ha scelto Warner Bros, perché ci sono degli sviluppi e ci sono delle voci di corridoio che giravano vagamente per quanto riguarda The Flash. Che succede a sto film? Ne parliamo, bamboli di casa. Vi ho fatto una live per quanto riguarda tutti i progetti Warner Bros, qui ve la riassumo un pochino perché siamo in estate e quindi sto lavorando a dei progetti che vedrete a settembre-ottobre. Anche perché al momento non ci sta nessuno qua e quindi mi dispiace, magari io pubblico un video e poi dov'è la recensione così? Io dico... uscita un mese fa, eccetera eccetera, quindi è un casino. Quindi via di questi video un pochino più chiacchiericci. Insomma, che è successo con Ezra Miller? Ne parliamo. Non mi ricordo se ho utilizzato il maschile nei suoi confronti all'interno di questo video, però nel caso, insomma, da qui in poi tenterò di utilizzare il neutro, perché mi ero dimenticata che Ezra andasse sotto pronome neutro. Ce la potevo fare. Siamo pronti? Siamo carichi per parlare male di Hollywood? Prontissimi! Io una cifra. Prima di iniziare, se vi piace il mio lavoro e avete voglia di aiutarmi, potete farlo abbonandovi al mio canale pure in maniera completamente gratuita, lasciando un commento qui sotto, ma soprattutto seguendomi su Instagram. Lo so, è una rottura di scatole, voi state a pensare che io devo sto a chiedere per tirarmela per avere un sacco di followers, e il punto è che non ci invitano agli eventi, alle anteprime, in giro per mondo, tutte queste cose di cinema, non ci invitano se non ci abbiamo un profilo Instagram con un sacco di followers. Poi se siamo delle persone non ci capiscono un cavolo di cinema, parliamo d'altro, oppure vi faccio vedere una fetta, insomma, di chi è, proprio così, non gliene può fregare di me nei brand, quindi scusatemi, abbiate pietà di me. Questo è quello che mi aiuta. Molto spesso i brand non gliene frega un cavolo se siamo bravi o meno, l'importante è quanto ci abbiamo lungo il profilo Instagram. Mi aiutereste un sacco seguendomi su Instagram, grazie davvero. Potete aiutarmi anche con un like al video, lasciando un commento qui sotto, mi aiuta un sacco. Qui sotto trovate anche il mio codice di Pampling e il codice sghicio, che vi farà avere un paio di calze gratis, e quello è un altro modo per sostenere il mio canale in maniera completamente gratuita. Quindi grazie mille davvero. Ma iniziamo subito per quanto riguarda Ezra Miller. Che è successo a Ezra Miller? Allora, diversi giorni fa Warner Bros. Aveva fatto delle scelte. Allora, a Warner Bros. Sta succedendo un bordello. Warner Bros. Non c'ha un momento di pace. Allora, prima avevano iniziato il loro bel progettino con DC, con Batman, come al solito loro. E solo che poi hanno visto, boom, Marvel, il Marvel Cinematic Universe. Hanno visto che facevano un sacco di soldi e hanno detto... ma perché non tentiamo di copiarlo un pochetto? E insomma, i risultati sono quelli che sono successi. Poi, così come Disney ha comprato Fox, è successo che Warner Bros. Praticamente boom, tutta all'interno della TNT. È successo questo mega acchiappamento e ora all'interno di Warner Bros. C'è anche Discovery Plus, ovvero quello di Primo Appuntamento, roba così. Quindi hanno deciso di cambiare il tizio al vertice e questo tizio al vertice ha detto, sapete che vi dico? No, non ce ne frega un cavolo dei giovani. Marvel parla ai giovani, parla ai ragazzini, parla alle famiglie. Noi puntiamo ai sessantenni. Sembra una cosa che fa abbastanza ridere, però effettivamente è davvero così. Infatti tutte le serie tipo The Flash, Supergirl, quelle su... il canale sempre di Warner Bros. CW sono state tutte cancellate con un target di adolescenti, perché a quanto pare, insomma, il target medio che guarda questa TV via cavo, quindi che si paga tipo Sky, è di persone che hanno tipo 56 anni e quindi hanno detto che penseranno a prodotti più indirizzati per persone 56 anni. E quindi addio questi prodotti adolescenziali. A quanto pare su quel canale andava in onda Riverdale, Vampire Diaries, quindi non lo so, il fan medio di Riverdale non è un 14enne e Vampire Diaries è un signore, quindi boh. Oppure, come molti ipotizzano, magari era una TV via cavo che gli adolescenti non potevano permettersi e molto probabilmente i nonni, gli zii, roba del genere, guardavano quindi questi programmi proprio tramite quel loro account. Però non lo sapremo mai. Insomma, Warner Bros. Ha detto, sapete che vi dico? Marvel sta andando tutta verso la versione streaming della piattaforma digitale. Noi ce ne sbattiamo. Noi puntiamo solamente al cinema. E a quei quattro sfigati che ancora vanno al cinema, i film gli famo comprare 4 volte. Prima al cinema, poi a casa se li noleggiano e poi gli famo pagare pure l'abbonamento di HBO. E questo è un pochino il progetto. Sotto questo progetto hanno deciso di tagliare tutti i progetti DC, soprattutto quelli pensati per HBO Max, che non esisterà più e diventerà tutto Discovery. E quindi il povero film di Batgirl è costato 90 milioni di dollari e hanno detto, sapete che vi dico?
ma chi se ne frega, tagliamolo, perché tanto rimborsi delle tasse erano maggiori rispetto ai ricavi. In tutto questo marasma la gente si diceva: ok, ma voi avete tagliato pure l'anima degli mortacci vostri, ma quindi il film di The Flash o le mode tagliare, togliete mezzo e se Ezra Miller sta a fare un bordello, oppure se lo teniamo? E il capoccione Warner Bros. Ha detto: no, no, noi ce lo teniamo The Flash. Abbiamo visto il film, è una figata, ce lo teniamo, un gran bel film e uscirà. La gente l'ha ascoltato e ha detto: ma questo ci stacca la testa, oppure no? Quindi che cosa è successo? Sono nate tre opzioni. La gente ipotizzava che ci fossero queste tre opzioni. Una sorta di ammenda pubblica, Ezra Miller che diceva: oh mio Dio, santissimo cielo, che dispiacere, sono una persona cattiva, bla bla bla, cercherò aiuto, aiutatemi, Gesù, Giuseppe Maria, e quindi il percorso stile Paolo Brosio. Così da far uscire il film tranquillamente, bla 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 bla. Due, Ezra continua a rompere scatole, quindi tac, la sua persona viene fatta fuori per quanto riguarda tutta l'attività promozionale del film, quindi fanno uscire il film e fanno finta come se Ezra Miller non fosse presente all'interno del film. Opzione 3, non fanno uscire il film. Tutti erano convinti che insomma avrebbero accettato l'opzione 3, non avrebbero mai fatto uscire il film. Ma quando mai? Ma quando ci ho fregato, il cinema non fa uscire il film e evita tutti i sorti? Io vi avevo detto diverso tempo fa, avevo fatto un video proprio su questo canale su Ezra Miller e vi avevo detto una cosa. Tutti qui siamo veramente sconvolti e pensiamo: come cavolo riusciranno a vendere e piazzare questo film, visto che in tutti i casini che ha fatto Ezra Miller? E io ho detto una cosa: il cinema è cinico. Riescono a farci cibà Woody Allen che ha sposato con la figlia e ci dicono: no, ma in realtà non è biologica, bla 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 bla. Riescono a piazzare da decenni i film diretti da Roman Polanski, che ha fatto delle cose immonde a una ragazzina di 13 anni, poi è scappato quando l'hanno condannato. E noi continuiamo qui a applaudire alle anteprime dei Roman Polanski come se niente fosse. Poi negli ultimi anni si siamo un filo svegliati. Però secondo voi, se riescono a piazzare persone che hanno fatto del male ai bambini come se niente fosse a Hollywood, secondo voi non riescono a piazzare Ezra Miller? Ma certo che ci riescono. Pensate addirittura al regista di Jeepers Creepers, che ha fatto il primo film, poi è stato condannato per aver fatto del male a dei bambini 11 anni, e poi ha fatto un secondo film in cui mette delle battutine sulle persone che si approfittano dei bambini. Ma non nel tipo contro le persone che si approfittano dei bambini, proprio come se fosse un argomento simpatichello verso le vittime, proprio. A Hollywood non gliene frega un cazzo, sinceramente. E quindi cosa è successa? È successa la prima opzione. Tempo fa è sbucata fuori una dichiarazione di Ezra Miller che sarà sincera e probabilmente scritta di pugno da Ezra Miller, tanto quanto io sono una bionda naturale e ho gli occhi azzurri naturali, praticamente pari a zero. È successa questa dichiarazione in cui Ezra ci racconta dei problemi di salute mentale e che cercherà di tentare aiuto, che si scusa per tutto, bla 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 bla. Ovviamente chi l'ha scritta quella dichiarazione, secondo voi Ezra Miller? Ma manco per il cavolo, l'ha scritta il team di PR che insomma ha detto: qua dovevamo far uscire film, ci dovevamo campare, dobbiamo fare tot soldi e quindi Ezra togliete di mezzo. Hanno scritto questa roba, una sorta veramente di cammino della speranza in cui Ezra è diventato una versione stile Paolo Brosio e quindi sta metaforicamente intraprendendo quel percorso per Medjugorje. Questa cosa mi stupisce, onestamente no. Ora, questo tutto ciò cosa ci dice? Ci dice una cosa: a Hollywood non gliene frega un cavolo se una persona può fare le peggio cose. L'importante è vedere, fare un bilancio se conviene o meno far uscire un certo film e se ha margine di guadagno su quella persona. Se le stesse antiche cose fatte da Ezra Miller fossero state fatte da altre persone più facilmente silurabili e su cui Hollywood aveva molto meno ricavo, probabilmente l'avrebbero segate per zero, magari anche per non aver pagato una bolletta. Ma visto che Ezra Miller è una persona coinvolta all'interno di un progetto super super pieno di soldi, Warner Bros. Ingoia il rospo e continuerà ad andare avanti per fare in modo che insomma riuscirà a guadagnarci il più possibile da questo progetto. Non tanto perché gli vuole bene a Ezra, dice: santo cielo, ti vogliamo salvare, bla 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 bla. Non gliene può fregare di meno. A tutte le produzioni non gliene può fregare di meno. L'importante è che non gli fanno causa. Quindi, che ne so, non crepano sul set, quindi là so sordi, so casini, eccetera, eccetera. Ma del resto non gliene può fregare di meno alle produzioni cinematografiche se una persona ha problemi mentali o meno. Quanto risulta? Ezra Miller rapportava Gibson, che all'epoca era identificata come una bambina di 14 anni o 15, sul set di Animali Fantastici, mi sembra il secondo. Quindi, tu, set cinematografico, che vedi arrivare sul set una persona totalmente strana a questo ambiente, un minore accompagnato da uno dei tuoi attori,
Non fai manco 2 più 2, dove stanno i genitori? Cioè, oh, io voglio dire, questi set sono qualcosa di estremamente controllato per via degli spoiler, per via che non ci siano foto che escano fuori, per via di che ti fanno firmare delle robe, insomma, dove tu metti caso che fa uscire qualcosa fuori prima della data, ti fanno un sedere così a livello legale e te levano pure le mutande. Quindi, sinceramente, è poco probabile che sia una sorta di corridoio del Colosseo dove chiunque c'entra, i ragazzini c'entrano. Non è probabile, onestamente. E quindi io fatico molto a credere che le produzioni che hanno collaborato con Ezra Miller non sapessero il suo stato di salute mentale o non abbiano mai visto delle situazioni in cui hanno detto però sinceramente Ezra era una persona che portava tanti soldi, portava tanta stampa positiva nelle sue apparizioni al Comic Con, eccetera, eccetera. E quindi tutti hanno chiuso un occhio e se ne sono sbattuti il cavolo. Però il punto è questo. Alla fin fine i nodi vengono al pettine e questa volta Hollywood deve fare i conti proprio con questa cosa, ovvero i sordi. Questa volta proprio questo comportamento non è più positivo, è diventato pubblico e quindi è un problema. Di base non ci sono prove effettivamente di questa situazione. C'erano delle prove che la persona di Ezra Miller si fosse macchiata di rapina, però non si sa bene dove sta Calypso, la tizia quella là che stava con lui, non si sa Gibson, che fine ha fatto Gibson, non ci sono nuove news sul loro benessere, eccetera, eccetera. Calypso, quando ho fatto l'ultimo video, nel caso ve lo lascerò qui sotto, aveva parlato di come la stampa era in realtà stesse dicendo delle cose totalmente false, che fosse una battaglia contro Ezra, eccetera, eccetera. Quindi tutta questa dichiarazione mi sembra un po' strana, anche perché onestamente, visto quanto è stata altisonante qualsiasi dichiarazione di Ezra Miller, probabilmente anche questa sarebbe stata correlata da un video o cose del genere. Il fatto che sia una roba un po' così furbettina, secondo me è un po' stile. La produzione che avvisa la polizia, la polizia che avvisa la produzione e tutto che, insomma, vieni con noi e ciaone, se ne occupano loro. Quindi è molto complicata sotto tanti aspetti. E secondo me la parte più brutta è in certo senso che nel caso Ezra abbia proprio bisogno di cure, non è la priorità, onestamente, in questo momento. Nel caso non abbia bisogno, probabilmente potrebbe essere che, insomma, le cose sono un po' più complicatine. Sì, probabilmente Ezra farà poche interviste molto molto ricercate in un ambiente curato e fortemente pilotato dalla produzione in modo che non possano succedere dei casini, magari non lo so, in collegamento, cose così. Tutto per far uscire un film che probabilmente sarà un flop. Che cavolo so vuole vedere The Flash, onestamente? Io, voi, ma chi? A me me va, cioè se me mi dà un'anteprima ci vado, no, col cavolo. Quindi mi dispiace dirvi, ve l'avevo detto, ma io v'avevo detto, cioè Hollywood che non fa uscire un film e perde tutti i soldi così, non ci credo mai, 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 mai. Faranno uscire questo film, zero pubblicità, guadagnerà quattro spicci e insomma riescono a raccattare quello che riescono. È un po' una tristezza. In molti hanno parlato anche per quanto riguarda la differenza di trattamento, hanno parlato di misoginia. Io sinceramente non credo che sia questo la situazione in cui c'è stato un diverso trattamento in base a uomini e donne, perché Batgirl è un'attrice, io credo principalmente sia una questione di soldi. Probabilmente non hanno possibilità di avere lo stesso rientro fiscale che c'era per Batgirl, altrimenti avrebbero mandato a carte false pure questo film. Si vede che non possono e ci perdono più di quanto ci potrebbero guadagnare. Questo era tutto. Semplicemente sono sordi, come al solito. Ma questo era tutto, bamboli di casa. Voi siete siete stupiti di questa cosa? Volete davvero andare a vedere The Flash? Provate anche voi questo sorta di amore e odio verso Hollywood, come la sottoscritta, dove tutto mi piace, è tutto un sogno, ma allo stesso tempo è tutto così torbido che dite, oh mio Dio, che posto orribile. Questo era tutto. Fatemi sapere cosa ne pensate e noi ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, seguitemi su Instagram. Perché se io so bravo o meno, non gliene può fregare di meno purtroppo a queste agenzie. Gli interessa semplicemente se c'ho i numeri. Quindi, perché a me demostra il culo su Instagram non me va, ve lo dico tranquillamente. Questo era tutto. Grazie mille ancora e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!